Buonasera. E ora i programmi della serata scelti appositamente per voi da una selezionata giuria composta da persone che non hanno la televisione e non capiscono l'italiano. Su Italia 1 alle 21.10 il film Una notte al museo. La trama, Ben Stiller fa la guardia a un museo quando improvvisamente un dinosauro prende vita. E Daniele Piombi. Sulla 7 alle 21.10 l'approfondimento giornalistico degli Intoccabili. Grandissimo scoop del programma, stasera verrà trasmesso un filmato a dir poco incredibile. Gianluigi Nuzzi sorride per 3 secondi. Alle 23.10 su Rai 1 Porta a Porta. In questa puntata Bruno Vespa cercherà di ricreare uno sciame sismico muovendo il tavolino del plastico di Reggio Emilia. A mezzanotte e mezza su MTV, Jersey Shore, il programma così volgare e diseducativo che se avesse qualche scena di sesso in più e due mezzi bestemmioni potrebbe persino mandare i concorrenti al Grande Fratello. Ma prima su questa rete G-Day, la trasmissione satirica col Barnaby intorno. Stay with us, qualsiasi cosa voglia dire. Buonasera, buonasera e benvenuti a G-Mercoledì. Allora, questa sera parliamo di ragazzi giovani, pieni di vita, ancora liberi dalle preoccupazioni del lavoro, con il naso immerso nei libri. Insomma, come direbbe il vice ministro Martone, dei gran sfigati. Ne discutiamo con una donna giovane, bellissima, una showgirl, è il nome di una pianta con effetti sedativi, eppure lei, a giudicare dalla reazione dei miei autori, suscita solo effetti vasodilatatori. È Melissa Satta! Come è bello per l'amore da scrivere! Subito c'è uno stacchetto, la velina che lei si agita e balla, la giovane. La velina che dentro di me esce. Lo so, torna. Rimettila dov'era. Allora, ciao Melissa, pubblico, ciao. Salutate Melissa. Ciao Melissa. Bel applauso, un bel applauso, pieno di entusiasmo. Per salutare con il giusto calore alcuni ragazzi, Melissa, te lo segnalo, tra il pubblico si sono lussati la mano destra a furia di salutare, applaudire con vigore. Allora, Melissa, prima di cominciare, è tutto a posto, fatti i compiti, sanno tutti che sei qua? Fatto tutto, penso di aver fatto tutto, però sì. Ecco, allora Melissa, tu si sa che sei una ragazza molto riservata, più riservata di un banchiere svizzero. Sì, è davvero difficile che i giornali e i giornalisti riescano a strapparti con qualche genere di dichiarazione. Ciò nonostante, noi ci siamo riusciti con grandi fatiche a scrivere la storia della tua vita. La vita è giovane, ma la biografia è lunga, lunga. Vado a leggerla. Rimettiti a posto il ciuffo. Tanto sei bella uguale, anche spettinata, maledetta così tu sia. Meglio. Meglio, cugino Hit, molto meglio. No, no, bella, ti voglio bella e fatti vedere che abbiamo bisogno che la gente ci guardi, anche ecco, con te dentro. Sarda, molto sportiva, simpatica e con la battuta sempre pronta. È la conduttrice di questo programma che sta per leggere la biografia di Melissa Satta. Ah, non ero io? No, non eri tu. Non l'ho scritta io, Melissa, non l'ho scritta quelli a cui piaci molto. Nata a Boston nel 1986, no, non sono io chiaramente, Melissa Satta si è poi trasferita in Italia dimostrando che da noi non c'è solo la fuga dei cervelli ma anche il rientro dei corpi. Le doti di donna di spettacolo di Melissa si capiscono appena viene alla luce. Il suo cordone ombelicale infatti non ha un distacco ma uno stacchetto. Ha recitato nel film Bastardi con Depardieu e Giancarlo Giannini. Il titolo del film si ispira alla risposta che i due grandi attori hanno dato ai produttori quando hanno scoperto che avrebbero recitato accanto a Melissa. È salita 2 volte sul podio nel campionato italiano di karate. Non ha mai preso la cintura nera, ma solo perché non aveva scarpe da abbinarci. È stata calciatrice. Il nero va con tutto, però stavolta. Ma no? Il bianco è il nuovo nero. È stata calciatrice in Serie C nel Cagliari. Quando scendeva in campo, il pubblico triplicava per la sola speranza. Quartu Sant'Elena, scusa, però. Nel quarto Sant'Elena, quando segnava e entrava in casa a fare le gag, il pubblico triplicava per la sola speranza di vederla segnare e levarsi la maglietta. Te la sei mai tolta? Non è mai successo. Giocavi in porta? Ogni tanto segnavo, però giocavo in fascia sinistra. E fluidificava sulla fascia. E hai continuato a farlo anche nella vita. Diciamo che Melissa nella fascia sinistra si dà molto. È stata fidanzata per ben 5 anni con Christian Vieri. Io veramente ti faccio i complimenti. Questo dimostra che spesso l'importanza del dialogo in una coppia è sopravvalutata.
Non è vero. Non c'è problema. No, no, dai. Scusa, io ho riso, ma proprio perché la scoprivo con te, questa biografia fatta di parole dure. Non ti preoccupare, mi hanno avvertito che non è colpa tua, dopo prenderò ammazzate qualcun altro. No, da adesso in poi lo diventa, quindi adesso in poi prenditela con me. Va perché questo post-it color zafferano che abbiamo letto, a questo post-it manca la cosa più importante, il tuo ultimo impegno, che non è l'eliminazione delle doppie punte dal parrucchiere, ma la sitcom, parlo di Amici a letto, che vede protagonisti te e Omar Fantini, che salutiamo. Siete online da 2 giorni sulla pagina Facebook di Amici a letto di Comedy Italia, giusto? Brava, ma sei studiato, eh? E c'è scritto. Hai 7 secondi per convincere i nostri telespettatori che frequentano solo il sito dell'Enciclopedia Britannica a guardare questa sitcom, questa diccelo tu in 7 secondi. Vai, Melissa. Sì, è una sitcom con me e Omar Fantini e devo dire che è una cosa un po' moderna perché è la prima sitcom appunto che va in onda solo su Facebook per ora. Ma scusa, ma 7 secondi riaccelerati ci avete voi? No, come gli altri. Durano, dipende da quando inizi a contare. Comunque, guarda. Ci vedrete in vesti o svestiti come non ci avete mai visto. Perché siamo sotto le coperte, fondamentalmente. E tu si sa che vai letta con 2 gocce di Barolo e basta dietro le orecchie. Ah, era il Barolo? Vabbè, sì. Mirto Sardo dietro le orecchie. Quindi Melissa e Omar Fantini, seminudi, andate a guardarli. Per ora qua purtroppo è vestita. Ti ringrazio comunque per aver promosso la tua sitcom senza aver fatto esplodere un caso giornalistico, perché l'ultima volta che invece hai parlato di Amici a letto si è scatenato un putiferio che neanche se Monti avesse ballato la lambada in Parlamento. Sì, davvero, ormai con tutte le cose che succedono nel mondo parlano semplicemente di una dichiarazione che ho fatto tra virgolette. Non fare che... così perché ti scatta la denuncia, tra virgolette. La gente che sta così la voglio morta quando parla, quindi non puoi fare così. No, allora faccio tra virgolette. Ecco, fai tra virgolette. Allora, hai dichiarato questa cosa, anche tu però ma non ho dichiarato questa cosa, era un'intervista doppia con me e Omar e parlavamo del nostro rapporto sul set, che è un rapporto fondamentalmente di sesso, quindi le volte che succede era con Omar, mica era la mia vita privata, ma ti pare che vado a dire le mie cose personali? Tu, e poi tra l'altro, ma secondo te va a raccontare queste cose? Tu, ma certo che no, non l'ho mai fatto in vita mia, devo iniziare adesso. Però guarda, siccome qualcuno, presenti compresi, non hanno capito che c'era questa separazione tra la donna e l'attrice, la tua dichiarazione è faccio sesso da set, ma sai cosa? Ma no, perché non c'è differenza, perché nella sitcom la volevate, ecco, molto la becchi, scusa, no, ce l'ha loro, vuoi parlare di questa cosa? Mettiamo i puntini sulle i, ecco, mettiamo i puntini sulle ma i. Sai cos'è il problema? Che nella sitcom sono Melissa, cioè mi chiamo Melissa, quindi quando faccio le interviste devo specificare Melissa reale o Melissa della sitcom. Che sforzo per te, mi rendo conto, sì, e ti partono tutti i neuroni e vanno, ma non è mica così facile far capire questa cosa. Non è mica così facile, Matteo. Se no dovrò cambiare... E che belle interviste. Melissa Real, Melissa da Fiction, Melissa Real. Allora, però Melissa, ascoltami. In quel caso l'intervista era Melissa della Fiction. Allora, io adesso chiedo sia a Melissa della Fiction che a quella reale di stare zitta, tutte e due, state zitte un attimo. Perché la dichiarazione che Melissa della Fiction ha dichiarato che ha scatenato questo pandemonio è stato faccio sesso dalle 7 alle 10 volte alla settimana. Ma quando mai? Ma quando mai c'ho tempo? Sì, mettiamola su questo piano. Però... è il tempo. Mettila, quando mai c'ho le forze? E quando mai c'ho le forze l'altro? A meno che non c'è una condivisione di intenti. Vabbè. Però questa riflessione profondissima che ha fatto la Melissa attrice, non la Melissa donna, ha scomodato il tema delle statistiche che in Italia piacciono moltissimo e quindi se si parla di erotismo e se si parla di statistiche ad affrontare il tema non può mancare lui, il re sia delle statistiche che dell'erotismo, Renato Mannheimer! Buongiorno, buongiorno a tutti! Specie dell'erotismo, certo. Ma tu sei il mio sex symbol preferito. Fantastico. Ho il tuo poster in camera. Renato, hai sentito? Nudo. No, peccato. No, non ancora. Allora, sei pecettato. Allora, Renato, hai seguito questo dibattito? Hai detto buongiorno, Renato? No. Hai detto buongiorno, me l'ha detto Claudio Poi. Si è sbagliato. Si è sbagliato tu perché siamo in diretta ed è solo le 19:33. Allora, buonasera Renato, buonasera Renato. Mi serve un tuo parere freddo, arido e accademico da professionista su questa media che ha ventilato la Melissa attrice 10 volte alla settimana. La tua media ponderata quant'è? 10 o di più?
sexy. La mia personale o quella degli italiani? Tutte e due. La mia ormai io sono vecchissimo. Quando ero giovane arrivavo una volta al mese. Dopo ho dovuto rallentare. E allora siamo uguali. Ha ragione Melissa, ecco. Finalmente abbiamo trovato una combinazione. Cos'hai in comune con Melissa? Ecco. Però noi su questa tematica, Melissa e Renato, siamo andati a verificare, abbiamo fatto proprio un grafico delle statistiche di alcuni italiani famosi. Ecco, allora, Melissa è stata a giudicare dai malintesi che la comunicazione della stampa ha generato. Mi è stabile sulle 7-10 volte al mese. In fiction. Ok. Sì, tranquilla. Settimana. Sto già sudando, Geppi, vogliamo tutti bene, Melissa. Bene che sono nel frigo. Però mi voluto congelare. Nella finzione 7-10 volte. Brava. A settimana. Brava. Berlusconi 710. Boateng, infatti mi ha sfondato addirittura il grafico. Boateng 811. Ma con chi, scusami? Lui c'ha il tempo, evidentemente. Bobo Vieri con Melissa 7/10. Bobo Vieri, chi te l'ha detto, scusa? Abbiamo fatto delle domande. Bobo Vieri senza Melissa 0 proprio. Tranquillizzati. Mannheimer 0,4. Sì, ecco. Bordone meno 5, proprio mi è andato in sotto. Il dato di Bordone comunque è inesatto, perché riproponendo invece una statistica. Ponendo meglio la domanda, inserendo anche le autocertificazioni, il grafico rimane uguale, ma Bordone mi schizza qua a 28. Finalmente in qualche classifica sei il numero 1. Basta chiedere a me. Beato lui, autocertificazioni, Melissa, beato lui, basta volersi bene. Comunque, nonostante le smentite anche di Melissa, molti italiani invece, Melissa, hanno creduto a questa cosa, non hanno capito, adesso ci siamo chiarite, c'era questa scomposizione tra attrice e donna, però queste idee sbagliate hanno sedimentato nella mente di moltissimi uomini che frequentano questo studio televisivo durante il pomeriggio. Guarda, Melissa, prima del tuo chiarimento, cosa è successo davanti alla porta del tuo camerino? Proprio qui nella redazione di G-Day durante il pomeriggio, prego. Pure le scimmie, no. Ma ci avevate filmati! Non lo sapevo, credevo di essere in incognito. No, il verbo non è aspettare, Melissa. Non è aspettare. Volevo essere gentile. Lo so, perché sei una signora, ma io voglio sapere cosa ci faceva. È colpa tua, perché questa troppa generosità nei confronti dei fan è stata travisata. Ma Renato, tu cosa ci facevi? Io avevo sentito dire la voce, capisci? Mi mettevo in coda. Ma almeno non si sa mai. Ma per parlare, dirgli per parlare di sociologia. Volevi parlare di sociologia, sì, con Melissa. Sì, c'era anche, sì, non era un pupazzo, era un orso, c'era dentro Paolo Schiavone, il nostro produttore. Allora, Melissa, però davvero, bene, questi fraintendimenti che finalmente stiamo evadendo sono stati anche causa della tua estrema generosità con i tuoi fan. Sei sempre su Twitter, lo usi con troppa frequenza. Allora ti dico solo come troppa, scusa, è troppa. Ma perché troppa? Con poca frequenza, io cambio idea anche. Stamattina a Milano c'è stato un terremoto, e allora qua torno alla troppa frequenza. C'è stato un terremoto a Milano, come voi sapete, tu non è che sei scappata in strada come hanno fatto tutti, no? Mai? Leggi i telegiornali, guardate il telegiornale la mattina. Ma certo l'ho guardato. Molta gente. Guarda che io mi sono affacciata dalla finestra, non c'era nessuno in strada. Ma prima di affacciarti alla finestra. Hanno evacuato Milano, ma. Prima di affacciarti alla finestra hai twittato. Sì. Ecco. No, contemporaneamente, almeno due cose insieme le riesco a fare. Così semplice e facile. Affacciarsi e twittare, sì, ce l'hai fatta. E la cosa più assurda, tu hai twittato e ti ha risposto subito Gerry Scotti. Allora, sì. Tu hai scritto: terremoto! Il letto tremava tutto. E Gerry Scotti ti ha risposto: su, non era il terremoto. E tu hai risposto: sì, ha ha ha. Ma io vorrei capire.
Ma quello è il linguaggio di Twitter, Geppi. Ma insomma, non sei su Twitter te? No, ancora no, Melissa. Ci allora iscriviti, vammi a cercare Satta Melissa e diventi amica mia su Twitter. Almeno ci scriviamo ogni tanto. Ma guarda, vado allora, così mi scrivi molti puntini puntini e molti punti esclamativi. Ma sì sì sì, a parte cosa voleva sotto? Sì 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 vuol dire che il letto tremava davvero. È una risata, nel senso che poi non è successo niente, quindi... Cioè mi stai spiegando che è una risata? Oddio. Geppi, è il linguaggio moderno, è il linguaggio dei giovani, ma io lo sai, vado per i 40, Melissa. Sei ancora giovane, la seconda giovinezza. Tu stai rischiando grosso. Tra l'altro, stamattina, sempre stamattina, cara Lilletta, tu hai scritto che venivi qua ospite a Gidea. Hai scritto, certo. Stasera sarò ospite, le apostrofi, gli accenti, per te sono un'opzione. No, ti spiego una cosa. Sai che esiste il correttore esatta? Cioè, questo qua non ha nient'altro da fare che correggere le mie cose. Però ti devo spiegare che su Twitter bisogna scrivere, insomma, velocemente. Ma e perché? Quindi ma chi è si abbrevia tutto, anche gli accenti, tipo essere. Non è che, guarda, siamo andati tutti a scuola, lo sappiamo qual è verbo e quale non è verbo. Ma c'era chi si affacciava alla finestra non durante le lezioni. Ma chi è che si affacciava alla finestra? Tu, secondo me. Aspetta, ma... Non è che ero secchiona, Io devo mettere le mani addosso a questa ragazza, voglio che voi lo sappiate, perché non è che poi non vi ho avvisato. E purtroppo sei l'unica, insomma. Sei l'unica e avresti delle intenzioni diverse da quelle degli da autori tutti del programma. Che vogliono mettere le mani addosso per altri motivi. Sì. Allora, Melissa, hai scritto Geppi con la Y. Geppi è l'americana, quella... Geppi, dobbiamo essere international. Ma io sono di Macomer, cosa americana. Geppi è con la I di Imbuto. No, fa più internazionale quella di lunga, se no non capiscono. Guarda che da Twitter si connettono anche all'estero. Comunque è la I di Imbuto, non la Y di Fionda, capito? Quindi la prossima volta che devi scrivere il mio nome, scrivilo con la I per cortesia e poi... correttore esatta, l'ha già citato lei perché un po' lo scopo della sua presenza qui è un po' distruggere il copione prima che si dipani. Il correttore esatta è uno un po' più pistino, come dicono in Piemonte, un po' più rompino ancora di me o di tanti altri che corregge solo lei e i suoi errori ortografici. Guarda, è la mia solidarietà perché io so cosa vuol dire lavorare accanto a un uomo tignoso e inutilmente pignolo. Io veramente ti capisco. Si vede che non ha altro da fare. Sì, neanche lui. Infatti, secondo me, il correttore esatta... la media del sondaggio un sacco di tempo. Allora, però, questo tu te le vai a cercare perché l'ultima volta che hai scritto, se me lo fate leggere quello che ha scritto, questa volta è la pesantezza è finita, grazie per le correzioni, ma nessuno è perfetto, soprattutto quando si scrive con velocità. Ho capito a mettere... Velocità, accento sulla A, ma su Twitter non va di moda, scrivere veloce, sai cosa vuol dire mettere l'A con l'accento? È troppo complicato. E perché metti due Z e correzioni, allora? Questo è un ragionamento che mi fanno tutte le parti. Vabbè, succede, correzioni... Vabbè. Hai ragione. Però partono anche i tasti. La tastiera del telefonino sono piccoli, quindi a volte sbaglio anche per quello. Ah, quindi la fretta, l'errore, la finestra è un casino. Ma poi meno male che sbaglio, sennò sai che noia. No, guarda, la tua perfezione riusciamo ad accettarla comunque. Cara Melissa, adesso dopo aver fatto questa disamina, che neanche la vita di Hillary Clinton avrebbe suscitato così tanti aspetti da approfondire, Matteo, di qualcosa, dà un senso alla tua presenza. Buonasera. Mamma mia, ci siamo già visti. Allora, un'altra bufera su un relativo ministero di cui si è parlato molto, quello del welfare. Dopo le lacrime di Fornero arrivano gli insulti del suo vice, Michel Martone. Chi non si laurea a 28 anni è uno sfigato. La comunità dei più o meno giovani studenti fuori corso, spesso lavoratori, si sfoga in rete. Martone fa un passo indietro, Fornero se ne frega. Ecco, una dichiarazione che ha ridato a moltissimi studenti la voglia di mettere le mani sui libri ed altrettanti di mettere le mani su Martone. Ma voi, cari mentanini, che sentimenti vi suscita questo tema? Nessun indugio, solo un SMS per votare la nostra gran domanda di oggi, che è questa. Il vice ministro del lavoro Martone ha definito sfigati quelli che si laureano dopo i 28 anni. Secondo lei ha esagerato lui a nominarli sfigati o la Fornero a nominarlo vice ministro? A spiegarmi come votare, un uomo che si è laureato con una tesi sul thriller e a parlarci per più di un minuto si capisce anche il motivo. Matteo. Se per votare lui mandate un SMS con scritto 1 al 478-4782, per votare il ministro Fornero mandate un SMS con scritto 2 al 478-4782. Che il proponente del... Sì, vabbè. Melissa, tu come voteresti a questa domandina? Per me hanno sbagliato tutte e due, nel senso che sia nominarlo che lui a dichiarare questa cosa.
Ma bisogna scegliere. No, ecco. Io dico tutte e due proprio. Bisogna scegliere. Senti, perché uno che dice così non può stare là, dai, scusa. Ma non è che lo licenziamo adesso noi stasera da G-Day. Tu no. Non possiamo, però tu puoi dire se è più sbagliato che lui sia là o più sbagliato dedicare questo aggettivo. Diamogli una seconda chance, diciamo che è lui che ha sbagliato a fare questa dichiarazione. È lui che ha sbagliato a fare questa dichiarazione. Renato, invece tu che in università hai fatto tutto, studente, scienziato, tutto. Professore, forse anche gestore del bar, come ti schieri sulla nostra gran domanda? No, secondo me ha sbagliato lui, ha sbagliato di grosso, perché la cosa è molto più complicata. Ho provato a gestire il bar, ma mi hanno mandato via, rompevo tutti i bicchieri. Lo so, è arrivata la notizia anche su questo. Anche però... perché, Geppi, ti posso dire una cosa? Dimmi, in Italia molti ragazzi devono comunque anche lavorare per mantenersi gli studi, perché comunque abbiamo poche agevolazioni. Io ho provato sia a lavorare che a fare l'università e devo dire che non è semplice. Quindi magari uno ci mette anche un pochino di più, perché davvero qua in Italia non abbiamo nessun tipo di aiuto. Sì, mi rendo conto, molti si stanno rispecchiando sicuramente nelle tue parole. Certo. Che ci stanno guardando. Certamente. E poi comunque fare la velina e laurearsi contemporaneamente non è facile. Non è facile. Non è facile, ne so ma non faccio più la velina da anni. Ma l'hai fatto mentre studiavi all'università, perché tu sei ancora studentessa, ma non hai ancora 28 anni. Tu ti sei laureato a quanti 25. Anni, Matteo? Più, non mi ricordo più. 30, 20, sono ma ancora lavoravo. In tempo, lavoravo. Tu sei ancora in tempo per meritarti lo sfigato. Io sono già sfigata. Io sfigato. Ero nel lato sfigato. Anch'io, 28 della anni e 4 mesi. Tu, Renato, a quanti anni ti sei laureato? No, io mi sono laureato prima, ma ero sfigato lo stesso. Io sono nato sfigato. Sempre stato. Hai ragione, le due cose vanno spesso a braccetto. Però? Previsione, esatto, Renato, lo sai, noi ci teniamo sempre a farti metterti nelle condizioni di fare una magra. Vediamo. Quindi prendi cosa il pennarello gli italiani e scrivi la tua previsione di voto. Però nel frattempo invece io mi interrogo su un aspetto di questa notizia, cioè la vera notizia è anche il lessico elegante dell'elegante viceministro, cioè sfigati, ma come parla? Allora, cari ventottenni chini sui libri, siete voi proprio più adatti, lo siete stati questo pomeriggio e più adatti a suggerire al viceministro un sinonimo del termine da lui così incautamente adoperato. Allora, per questo siamo venuti da voi oggi davanti a un'università milanese ed ecco il vostro aiuto per Martone. Prego. Il viceministro Michel Martone ha detto che è da sfigati laurearsi a 28 anni. Noi stiamo cercando di aiutare il viceministro a trovare dei sinonimi più adeguati al suo ruolo. Sapresti dircene uno? Leggermente in ritardo. Persone poco serie. No, avrebbe potuto dire semi adeguati. È una persona che ha avuto bisogno di più tempo. Disgraziati. Ma mi viene in mente un termine inglese, nerd. Inadempienti. Un sinonimo di sfigati potrebbe essere bordone. Matteo. Magari anche sua sorella, così. Bisogna ancora stabilirlo, ma può essere. Avevamo detto sinonimi più eleganti, bordone mi sembra un insulto molto violento, quindi non confondiamo il potere dei sinonimi. Tu, Melissa, che sinonimo suggeriresti al viceministro? Ma sì, che sono ragazzi un pochino in ritardo, che vuoi che gli dica? Che qualche volta... sfigato, no, no, dai. No, fa essere in ritardo qualche volta anche avere un senso. Renatino, tu che aggettivo suggeriresti? Perché mi parla un po' come un paninaro, sfigato. Ci sto dentro. Oh, lui voleva dire falliti. Ma ci sono tanti laureati falliti e non laureati non falliti. Ha proprio sbagliato la categoria. Sì, poi ha un po' smentito, ha cercato di arrampicarsi sugli specchi, ma ormai quella frase l'ha detta. Però, cari amici da casa, è arrivato il momento di sentire la vostra di voce. Voglio sapere se anche voi è successo qualcosa di simile e perché vi hanno dato dello sfigato, dell'inadempiente, del ritardatario, in qualche modo, un viceministro o anche qualcun altro. Raccontatelo a noi che ne parliamo male in diretta TV di questa persona. Il numero da chiamare è questo. 8 90 60 90. E raccontateci di quella volta che qualcuno vi ha fatto sentire sfigati. Antonio da Trapani. Buonasera carissima Geppi. Buonasera commendatore, come va? Ringrazio il buon Dio, tutto bene. Permettimi di farti un complimento. Ma prego. Tu sei come l'olio buono, con il giusto grado di acidità.
è un complimento gradevole, eh? Forse so che è il primo che riesce a farti un complimento che ti prendi, sì, senza ributtarlo indietro. Sì, questo complimento mi ci butto dentro come una bruschetta. Grazie Antonio. Grazie. Non ribalto. Perché non è l'acidità dovuta al dolore, ma alla, no, ma alla saggezza. Bravissimo. Sì. Allora, Antonio, quanti anni hai? Io ho 45 anni e vivo a Trapani, in Sicilia. E cosa fai? Io sono manager nel settore del marmo. Da zitto! Io l'ho pensato, ma non l'ho detto. Diciamo, case anche, pavimenti. Case, pavimenti. Perché? I banconi dei bar. Si vede che sei in età avanzata. Guarda subito cosa vai a pensare, Renato. Il marmo. Il marmo. Il marmo. Nel marmo si pavimentano i saloni anche, dei bar. Diciamo che si fa tanto con il marmo. Permettimi di salutare il professore Mannheimer, che è una persona che stimo tantissimo. Buonasera. Buonasera. Ma marmo dappertutto. Marmo nelle case, in quale settore del marmo? Beh, diciamo nel settore del calpestio, volgarmente chiamato. Ecco. Calpestio, tieni, beccati questo, Renatino, che tu pensavi al invece. Immagina. Pensavi al momento in cui non si calpesta più niente. Allora, Antonio. Antonio caro, raccontami di quella volta che qualcuno si è permesso di far sentire una persona elegante come te, piena di buon gusto, uno sfigato. Bontà tua, virtù tua. Beh, niente, io sono un attento corridore, faccio 10 km al giorno e proprio la settimana scorsa una signora molto più anziana di me, di 65 anni, mi ha doppiato dicendomi: "E Ciccio, datti una mossa, io da tu andavo molto più veloce". E dovevi calpestarla, visto che sei il re del calpestio. Abbiamo... Stop al televoto! Porca miseria, ragazzi. Da dietro... Che scenetta. A coprire così, cardinalescamente. Manichini. Allora, abbiamo in linea Claudio da Cagliari. Oggi proprio le isole la fanno da padrona. Claudio. Ciao Geppi, ciao Melissa. Ciao. E Renato? Già, e io. Beh, poi mi sento Matteo, ancora più sfigato. Ciao Claudio. Anche Matteo. Allora, Claudio, quanti anni hai? 24. E cosa fai? A Cagliari. Barista di cronaca nera, chiamo carabinieri, ospedali, vigili, solite cose, dai. Beh, certo, uno fa tombe o cronaca nera oggi. Diciamo che era una telefonata in ambito settoriale. E conosci, conosci Melissa, nostra conterranea? Assolutamente, un gran saluto, perché insomma. Perché? Beh, insomma, basta vederla per non avere un aggettivo che si possa dire a quest'ora in diretta, ho capito? Assolutamente. Un avverbio, Melissa ti ha dedicato. Finalmente si vedono le gambe. Allora, Claudio, raccontami di quella volta in cui qualcuno ti ha fatto sentire sfigato. Vai, Claudio. Allora, ne ho patentato, prima volta in vita mia al self-service, scendo, lì un quarto d'ora a cercare la pompa dalla benzina per rifornire, alla fine arriva un ragazzino in scooter e mi gira dicendomi che ero vicino alla colonnina sbagliata. Così, questa è stata la non scena, distratto. Perché il ragazzino sapeva far benzina e lui no. Assolutamente, assolutamente. A te, Renato, qualcuno si è mai permesso di farti sentire uno sfigato? E ci è riuscito? Mi sembra impossibile. Un sacco di volte. L'ultima volta? L'ultima volta è quando ho provato ad andare in palestra su una cyclette, che una bellissima trentenne si è messa a parlare come wow, wow! Io non riuscivo a risponderle perché non avevo più fiato. Oh, ero disperato. Geppi, abbiamo la soluzione alla gran domanda. Allora, prima di leggere la domanda, apriamo la busta e vediamo cosa aveva scritto il nostro Renatino che adesso. Vado. Oddio. Cambiamo tutto il palinsesto per te. Secondo il prof, lui 69%. Allora, leggiamo la gran domanda che era questa. Il viceministro del lavoro Martone ha definito sfigati quelli che si laureano dopo i 28. Secondo lei è esagerato lui a nominarli sfigati o la Fornero a nominarlo viceministro? E secondo il 17% ha sbagliato lui. Tutto. Secondo la tizia che piange l'83%. Ha sbagliato. Quindi in pieno. Ho sbagliato totalmente. Ma noi ti vogliamo bene lo stesso. Ma Renato, sono sfigato torna... anche nelle previsioni. Lo sospettavamo. Grazie Renato, grazie Matteo, grazie Melissa Satta, la sua sitcom. Ci vediamo domani per un altro corteggiatissimo G-Day. Ciao.